pasta che ho fatto con l'uncinetto tunisino. Ecco qua sotto e ai lati, come vedete, questi lati qui e quest'altro, ho fatto proprio il punto tunisi semplice. Vi faccio vedere avvicino più possibile. Ecco qua il punto tunisi semplice, mentre sul davanti e sul dietro ho fatto il punto onde. Qui ho fatto il punto onde utilizzando tre colori, il bianco, il blu e il celeste, mentre qui due colori, il bianco e l'arancione. E il motivo per cui ho utilizzato questa gradazione di colori, come spiegavo, scrivevo su Instagram un paio di giorni fa, è perché qui volevo riprodurre le onde del mare, quindi col bianco della schiuma i diversi colori del mare, dal più chiaro al più scuro, mentre qui pensando ad un tramonto sul mare e quindi sull'arancione, perché il rosso in realtà non ce l'avevo, ma inoltre mi piaceva anche di più l'arancione come stava. Ho poi fatto, vi faccio sempre vedere avvicinandomi, questo pezzettino sempre con, no, no, con l'uncinetto non tunisino ma normale, per poter mettere il laccetto per chiudere la borsa. E poi ho fatto un giro di maglie basse con il blu e di nuovo ho fatto le spalline con l'uncinetto tunisino agganciandomi direttamente alla borsa. E il cordoncino per chiuderlo, io ho semplicemente preso i quattro colori e li ho messi insieme, li ho intrecciati, inserendo poi qui alla fine delle perline che di legno che avevo. E ecco qua, il gioco è fatto e la borsa è pronta. È una borsa molto molto capiente, quindi c'entra veramente tanta roba. Io l'ho fatta così grande perché le borse che ho sono piccoline e oltre l'asciugamano e una crema non mi entra nient'altro. Magari mi voglio portare il cambio, un libro, e, insomma, varie altre cose, un beauty con tutte le cremine, ed è questa, la trovo veramente carina, insomma, proprio perché è grande, utile anche, molto colorata, mi piace tantissimo. Il cotone che ho utilizzato è un cotone grosso e ho utilizzato, mi sembra, l'uncinetto del 5.5, ma poi prima del quando inizia il tutorial ve lo racconto, ve lo dico. Il celeste è lo stesso di questo vestitino per cui ho fatto il tutorial qualche video fa, un vestitino appunto copricostume che fa da pandan con la borsa. Niente, che altro dirvi? Di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché così mi aiutate a far crescere questa attività, e ringrazio tutte le persone che sono ora iscritte al canale perché mi stanno aiutando in questo mio progetto. Vi ringrazio e vi lascio al video tutorial. Ciao ciao! Eccomi qua. Adesso iniziamo il video tutorial. Vi dico innanzitutto che il cotone che ho utilizzato è un cotone d'avanzo, in realtà di tanto avanzo, perché questo qui è il celeste che conoscete del vestito copricostume che ho fatto diversi video fa, ne avevo ordinato veramente una caterva. Questo è del cotone che ho fatto con altre maglie, questo anche è un cotone che ho preso l'anno scorso ma che poi non ho utilizzato tutto, questo è la stessa cosa, ci ho fatto delle canotte, penso che ci siano anche video tutorial dell'anno scorso, quindi sono un po' di rimasugli presi qua e là. Più o meno dovrei aver utilizzato di ogni colore che non sia il celeste un 100 grammi, qualcosa in più per quanto riguarda il bianco, perché ci ho fatto, no, non è vero, quindi sì, più o meno meno di 100 grammi per ogni colore, però non mi arrischierei a prendere, ecco, 50 grammi se lo volete fare, se volete fare questo lavoro. Calcolate un 100 grammi a colore e per quanto riguarda il celeste penso di aver utilizzato sui 200 grammi, se non 250.
Ora, il filo è tutto uno stesso tipo di cotone e io ho utilizzato l'uncinetto tunisino del 5.5, ecco qua, e questo è il rapporto tra il filo e l'uncinetto tunisino che ho utilizzato. Quindi, come vedete, ho lavorato stretto perché appunto la borsa non potevo lavorarla con la più largo di questo, anzi magari anche più stretta si può lavorare, perché appunto la maglia deve risultare stretta, però l'uncinetto tunisino alla fine lavora stretto, quindi se non si prende un numero di uncinetto troppo grande va bene così. Bene, ora vi lascio al video tutorial vero e proprio e ci vediamo al prossimo video. Buon lavoro a tutti! Per questo lavoro ho avviato 25 catenelle che corrispondono circa a 18 cm e lavorerò punto tunisi semplice per 30-35 cm e iniziando dal fondo della borsa, quindi è un fondo praticamente molto ampio. Vi metterò, per quanto riguarda il punto tunisi semplice, in alto a destra del video, in credo quella direzione lì, suppongo, c'è una I. Se schiacciate lì vi usciranno fuori i video che vi metto per quanto riguarda i punti che ho utilizzato per questo lavoro. Quindi adesso iniziamo con il punto tunisi semplice, quindi potete andare a vedere il video se non lo sapete fare. Tutto il fondo della borsa viene fatto con questo punto qui. Se non vedete la I in alto a destra dello schermo, passate con il mouse sopra lo schermo e vi si evidenzierà. Una volta arrivati alla lunghezza desiderata, io ho fatto 35 cm, bisogna chiudere le maglie. Quando si decide di chiudere, perché vi ho detto che io ho fatto intorno ai 30-35 cm di lunghezza, quindi, o di altezza, insomma, perché la direzione della lavorazione è l'altezza. Comunque il lato più lungo è tra i 30 e i 35 cm, ma c'è anche un altro parametro da tenere in considerazione, cioè se voi, questo è il lato lungo appunto, vedete, si formano proprio delle maglie che sono identiche alle maglie basse, cioè proprio sono le maglie che utilizziamo con l'uncinetto normale. Queste maglie vanno contate perché devono essere un multiplo di 10 più 2, quindi ogni maglia, essendo un rigo, una riga della lavorazione, è importante che proprio i giri della lavorazione siano un numero multiplo di 10 più 2. Quindi io ho fatto 41 giri e adesso faccio l'ultimo giro, che quindi sarà il 42esimo, che sarà quello di chiusura. Quindi, per quanto riguarda la chiusura, come si fa? Si fa in questo modo, facendo delle maglie bassissime, cioè carico la maglia sull'uncinetto, metto il filo e poi faccio la maglia bassissima. E vedete, si è creata l'altra maglia che sarebbe la 42esima e continuo a chiudere tutte le maglie del giro, quindi faccio così fino alla fine, faccio queste maglie bassissime fino alla fine per chiudere la lavorazione. Arrivati alla fine si taglia il filo e si conclude in questo modo, quindi fermando proprio il filo. Io l'ho tagliato lungo, ecco qua, perché poi mi serve per la cucitura. Una volta finito la parte del fondo della borsa, cominciamo a fare i lati e faremo il lato più lungo. Ora, come facciamo per il numero delle maglie da avviare? Il numero delle maglie da avviare sarà realizzato in questo modo, contando il numero di giri, perché per ogni giro si è formata praticamente una maglia, vedete, proprio è identica a una maglia di lavorazione.
e contando quindi giri e con l'uncinetto tunisino un giro è sia il giro di andata che il giro di ritorno è un giro, quindi questo, una linea praticamente di queste qui è un giro, vista per quest'altro verso è un giro, quindi questa lineetta esce fuori con l'andata e il ritorno 1, quindi contando a me vengono fuori 42 giri. I 42 giri e facciamo in questo modo, quindi il 40 è il multiplo di 10, perché per il punto che andiamo a fare, che è un punto onde, di cui metterò in alto a destra del video il link al video e lo metto anche nell'info box. L'info box è quello che sta sotto la descrizione del video. Quindi avvieremo un numero di maglie multiplo di 10 e poi aggiungiamo altre 20 maglie più 2, quindi arriviamo a 60 più 2, tenendo presente che io ho fatto un fondo appunto di 42 giri. Ho già fatto il primo giro, quindi l'andata e il ritorno del giro di base da cui iniziare con l'uncinetto tunisino, e adesso comincio a cambiare colore e a fare il punto onde. Vi metto appunto il link del video sia qui schiacciando la i in alto a destra del video, oppure nell'info box sotto in descrizione. Quello che volevo dire è che io ho scelto il bianco come colore di base e quindi le onde saranno colorate celeste e blu e niente, con il bianco che è il colore che si ripete più spesso. Dunque, io ho praticamente finito un lato, eccolo qua, e alla fine ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 onde. Avete visto come le ho contate, no? Quindi una di queste è un'onda. Ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Ho poi aggiunto l'arancione. Quindi ecco qui come viene un lato, l'altro lato praticamente identico, e poi bisogna fare le parti laterali. Le parti laterali sono praticamente dei rettangoli di 22 maglie e lavorate per 43 giri. Ricordate sempre che un giro è composto da un'andata e un ritorno ed è un giro. E quindi due rettangoli così lavorati appunto tunisi base. Una volta realizzati i due rettangoli laterali e due rettangoli del davanti e del dietro, si assembla il tutto. Per assemblare il tutto basta unire con l'uncinetto, ecco qua, l'ho separato dalla prolunga perché comunque non serve, con delle maglie basse. Bisogna unire una maglia sì e una maglia no, due maglie insieme. In che modo? Allora, intanto iniziamo e passo l'uncinetto dentro la prima maglia di questa parte qui e nella prima maglia del fondo. Prendo il filo e lo passo in mezzo a tutte e due e faccio una maglia bassa. Ok, quindi qui io sto unendo il fondo, vedete, questo è il fondo, con la parte appunto laterale. Dopo aver fatto la prima maglia, la prossima, che cosa succede? Perché la parte davanti è più lunga della parte del fondo. Quindi ora che faccio? Infilo l'uncinetto nella seconda maglia, sia della parte davanti che del fondo, e faccio una maglia bassa. Ora infilo nella terza maglia l'uncinetto, terza maglia della parte davanti, e sempre lo rinfilo nella stessa maglia dove ho fatto la precedente. Poi vado avanti, quindi quarta maglia, e vado avanti anche qui. Quindi non le infilo nella stessa maglia dove ho lavorato le altre due, ma le infilo in una maglia nuova, in quella successiva. Adesso di nuovo due maglie nella stessa maglia, quindi qui
Io lavorerò le prossime due maglie, quindi infilo l'uncinetto nella prima maglia, poi nella maglia successiva della base, questa qui, lavoro la maglia bassa, poi vado in quella dopo, gli infilo l'uncinetto e vado a lavorare nella stessa, vedete, nella stessa dove ho lavorato precedentemente. Vedete qui, questo filo qui è la lavorazione precedente, quindi entro e faccio una maglia bassa. Da dietro si vede ancora meglio, quindi una maglia sì e una maglia no, io lavoro due maglie insieme nella stessa maglia della base e si unisce così la parte davanti e la parte dietro alla base. La parte laterale invece è 1 a 1, perché è della stessa lunghezza sia per quanto riguarda i lati sia per quanto riguarda la base. Una volta poi arrivati, finita tutta la parte del fondo, ecco qua, e arrivati qui, girate praticamente l'angolo e continuate a unire una maglia anche il lato, quindi il lato in alto, quello che va laterale, che va verso l'alto della borsa, no? Questo è il verso alto della borsa, si unisce maglia a maglia, quindi una maglia corrisponde ad una maglia, una a una, e non se ne lavorano mai due in una stessa maglia, quindi anche la prossima entro nella prima maglia, poi nella maglia della parte laterale e le cucio insieme. E continuo quindi così per tutto il giro, cioè per tutto il giro, per tutta la parte laterale fino in alto, e assemblo in questo modo tutta la borsa. Ecco qui la borsa praticamente assemblata, e ora facciamo, per rifinire qui in alto, tutto un giro ad uncinetto normale di maglie basse e poi ci rivediamo. Il colore che io ho scelto per fare il giro di maglie basse è quello bianco. Però voi potete scegliere qualsiasi colore, non so neanche di che colore avete fatto la borsa, quindi è uguale. Io scelgo quello bianco che insomma sarebbe, richiama queste onde qui. Ero indecisa tra il bianco e il celeste, che è quello un po' più dominante, però ho preferito il bianco. Dopo aver fatto anche un secondo giro di maglie basse, facciamo 3 catenelle e altre due maglie alte. Dico altre perché le 3 catenelle hanno la funzione di una maglia alta. Poi facciamo una catenella, saltiamo un punto di base e facciamo 3 maglie alte. E si continua questo per tutto il giro, quindi 3 maglie alte separate da una catenella e lasciando una maglia di base. Quindi ora faccio la catenella, salto la maglia di base e comincio la prima delle 3 maglie alte. Ecco qua, quindi 3 maglie alte, catenella, salto la maglia di base e altre 3 maglie alte, così per tutto il giro. Ho concluso il giro con una maglia bassissima e qui per il numero di catenelle a inizio e fine giro, alla fine sono 4 maglie alte, ma va bene lo stesso. Dopodiché facciamo altri due giri di maglie basse. Dopo aver fatto i due giri di maglie basse, ci agganciamo con il filo celeste, o almeno io ho scelto questo colore, e facciamo un giro di maglie basse e poi ci apprestiamo a fare le bretelle, i manici. Per fare la bretella ci si aggancia qui, quindi proprio vicino a questa è la parte laterale e questa è la parte davanti, quindi proprio qui vicino all'incrocio si lavora in questa direzione. Io la farò larga 7 maglie e si fa io la farò a uncinetto tunisino semplice e la porterò avanti per tutto
lato, poi vi farò vedere appena l'ho fatta, e la aggancio dall'altra parte. Quindi, come si fa qui a partire per montare tutte le maglie sull'uncinetto per rifare il punto tunisi e non utilizzarlo come un uncinetto normale. Allora, intanto si fa il cappietto iniziale, dopodiché si inizia proprio facendo così e non lavorando le maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con quella iniziale. E quindi ora vado avanti così, facendo il giro di ritorno, e vado avanti così per tutto la lunghezza. Una volta arrivati alla lunghezza desiderata, poi lo agganciate dall'altro lato con delle maglie basse e poi nascondete il filo nella lavorazione. E in pratica avete fatto questo, quindi avete agganciato il manico. Adesso faccio l'altro e praticamente la borsa da mare è conclusa.